È il momento di provare il nano VNA con una mano, perché ho dimenticato il supporto del telefono e quindi con una mano. Dunque, il nano VNA è questo magnifico e simpatico oggettino progettato appositamente per scivolare dalle mani e cadere a terra. Bello, eh? Si intravedono dei test sulla pellicola. È bello, si testa con i suoi appositi cappelletti qua. Uno è un contatto aperto, uno è un contatto cortocircuitato e uno è un contatto da 50 ohm di impedenza. Questo è il cavo del caricabatterie. Ma io ho ordinato questi adattatori perché giustamente chi cacchio li usa questi connettori sulle radio come queste? Nessuno. Quindi ho dovuto ordinare i connettori. Ora io non rifarò la taratura, procedura per cui esistono già dei video su YouTube, quindi andateveli a vedere se volete. Questo è l'altro cappelletto, questo è un adattatore femmina-femmina. Ora io collegherò uno dei cavetti qua, sempre con una mano, operazione assolutamente complicata e che genererà un alto numero di bestemmie che voi non avrete la fortuna di ascoltare perché siamo su YouTube e non si fa. Ok, ora abbiamo questo connettore e le mie antenne sono collegate tramite codesto oggetto. Ora, ovviamente, questo connettore è maschio e questo adattatore è maschio. Complimenti, complimenti vivissimi. Allora, sai che faccio? Io salto il cavetto e avvio direttamente, voce del verbo avviare, io ci avvio direttamente il connettore qua e, come ho già detto, non rifarò la taratura. Connettore che tutto fa purché avvitarsi. Va bene, insomma, io adesso avvito questo connettore, ecco, ci sono riuscito, e passerò a testare le due antenne che ho. Siamo sintonizzati su NHK World, la stazione radio sulle onde corte della TV nazionale giapponese, e la stiamo ascoltando tramite un'antenna che è la VD330S della Diamond, che ora proveremo. Infatti ora commutiamo sull'altra antenna, che è una specie di canna da pesca con un balloon fatto a caso, e come vedete si sente, ma cambia un po' la potenza del segnale. Diamond, canna da pesca, Diamond, canna da pesca. La canna da pesca è solamente un supporto per quello che è un pezzo di filo. Ora io svito la Diamond da qua, come vedete, ecco qua, e questa è, riesco a non fare cadere tutto bestemmiando come un turco, ecco qua, e questo è, continuano a cadere oggetti, maledetto, maledetto, chi so io. Allora, colleghiamo l'antenna al nano VNA e facciamo sto test, se ci riusciamo. Ok, accendiamo. Ok, cosa vorrà dire tutto questo? Non lo so, ma noi andiamo a vedere il formato carta dello Smith. Beh, sembrerebbe attorno al centro, ma noi adesso andiamo ad aumentare. Se riuscissi a ricordare
Come si fa? No. No. Back, stimulus, lo chiamano stimulus, ma che... Start da 3 kHz e stop a 30 MHz. Ok. E ora? Display. Format Smith. Non capisco. Vediamo, andiamo indietro. Forse ho cannato lo stimulus. Vediamo se stimulus start 3 MHz. Stop 30 MHz. Ok. E ora? Non succede niente. Vediamo un po'. Format. Ok. Non comprendo. Forse devo... Forse devo fare qualcosa? Cos'è lo span? Non lo so. Ma lui sta swippando? Non capisco. Cosa succede se io questo glielo tolgo? Ora lo disconnetto e vediamo che cazzo fa. A sto punto. Tacchete. Niente. Ok, non lo so usare. Ha ragione, ma io ho capito che sono un cretino, perché quando accendo questo coso e vado a settare la traccia, io qua avevo traccia 1, ma qua sono sulla traccia 0. 1, 0, quindi vado sulla traccia 0 e ta-da! Ed ecco che sono in questo momento da 6,5 a 7,5, non so perché. Adesso gli stimoliamo lo stimulus e andiamo da 2 MHz. Ecco, vedi, da 2 a 7,5 e poi andiamo fino a 30 MHz. Ta-da! Ed ecco la mia bella curvetta di risposta che posso andare a leggere con il mio cursose, però adesso qua da 2, qua c'ho... Allora, adesso però mi deve dire... Devi dire marker, non so cos'è. Stimulus, abbiamo capito. Display, vediamo il formato. Smith. Ah, ed ecco che gira tutto attorno a quello che è la cosa più meglia, la situazione più migliore. Ecco. E qui posso leggere l'impedenza a determinata frequenza dove mi trovo, sono qui, vado lì, ecco qua, non male, 22, 25, 26, 28, 30 MHz, quindi andiamo verso i 14 MHz, siamo lì, 14 e 320, 14 e 40,
38, siamo a 38, però siamo molto vicini al centro, quindi direi che insomma, SVR, ah, ecco, qui ho l'SVR. SVR che si spara. Oddio, a 2,8 non è neanche tanto, per una frequenza di 2 MHz. Ora sono senza occhiali, però ecco, siamo 3,1, 3,4, siamo a 1,3. 1,4 a 3,4 MHz. 3,6 siamo 1,2, non male, scende tanto sui 4 MHz e 2, non che mi serva ma molto. Poi andiamo sui 7, 7,40 abbiamo un rosso di 1,4. Beh, non male. Dopodiché andiamo sui 10 e abbiamo 1,4. Poi andiamo sui 14 e siamo a 1,3. Interessante. 18, siamo 1,2. Poi andiamo sui 21. Siamo 1,2 e poi dai 22 in poi sale, non fa male. 27 MHz, siamo su ROS 2,4, comunque ampiamente in un range di buon funzionamento. Diciamo che andiamo bene, dai 4, dai 3,1, 3,4, siamo ROS 1,3, quindi da qui a qui. Non ci va col cursore, ci devo andare con questo qui sopra. Diciamo da lì, da 3,1 fino a 22,7, più che sufficiente. Non male. Adesso vorrei provare l'altra antenna, quella canna da pesca fatta con un pezzo di filo dritto infilato in una canna da pesca in vetroresina e teso di lato a forma di V invertita, con un balloon che dovrebbe essere un 9-1, ma non mi ricordo più neanche come l'ho fatto e nemmeno con quale ferrite l'ho fatto. Io qua adesso switcho di nuovo su l'antenna che abbiamo appena misurato e vediamo. Stacco la cosiddetta canna da pesca che è qua e gliela collego e già vedremo cose, e infatti già vediamo l'orrore. Si presenta veramente interessante la mia antenna canna da pesca, fantastico. Quindi ho un ROS, qui siamo sui 3,4 e siamo su ROS 1,6, interessante. Poi andiamo molto basso a 5,6, interessante, 5,3, 5,6, poi diventa pazzesco sugli 8, poi scende 9, 10, 11, 12, 13, 14, sui 14 è un ROS di 2, qui vabbè, ciao, fondo scala, qui andiamo. Vabbè, insomma, si vede benissimo dal grafico che è la mia antenna canna da pesca casuale fatta con un... con una ferrita. oddio, dai, neanche tanto male. Pensavo peggio. Cioè, bello a vedersi, ecco. È semplicemente... è bello a vedersi. Ok, e queste sono le prove fatte con il Nano VNA, veramente un bel oggettino che mi permette di vedere cose e di fare cose. Sicuramente tutto un altro pianeta rispetto a questo misuratore di SVR che avevo, che insomma, sì, è carino, mi misura l'SVR sulle varie bande, però se permettete, questo è un altro pianeta e non solo. Ma questo costa sicuramente 5 o 6 volte meno di questo e io plaudo alla Cina, io dico grazie alla Cina, perché finalmente la finiamo con la speculazione che rende questi oggetti super costosi, quando in realtà all'interno montano solamente una manciata di componenti. Sì,
per carità, sono fatti bene, ma sempre si tratta di una manciata di componenti, il cui costo non supera i 50 euro e viene venduto a 5 volte il costo, semplicemente perché è una roba da radioamatori. E finalmente i cinesi si sono messi a fare cose, si sono messi a fare oggetti come questo, si sono messi a fare roba come questo che prima o poi vedremo, ma anche su questo ci sono un sacco di video online, quindi cercateli. Si sono messi a fare finalmente dei transceiver SDR che costano veramente pochissimo, e quindi finalmente ciao mercato delle radio che costano migliaia di euro, ciao, viva la Cina!